una procedura attraverso la quale, diciamo, si cerca di far rientrare alcuni, insomma, capitali che sono attualmente all'estero, o perlomeno si sensibilizza, insomma, ecco, quel tessuto imprenditoriale aretino, ma soprattutto italiano, ad adottare, insomma, questa procedura per non avere poi magari stangate, così, se per così dire, dal fisco in futuro. Sì, in realtà questa procedura era prevista dall'articolo 1 del decreto 4 del 2014, che è stato però in questi giorni stralciato dall'attuale governo. Rimangono comunque salve naturalmente tutti gli obiettivi di questa procedura, che sono quelli che lei ha ricordato, e però sicuramente ci sarà un'evoluzione nei prossimi mesi. Si parla appunto di un disegno di legge che vedrà, diciamo, l'avvio dei suoi lavori, sembra con la fine del mese di marzo, però è un tema di grande attualità, insomma, tutti i giornali ne parlano da alcuni mesi. È un tema che all'estero è già stato affrontato, infatti ci sono già molti stati che hanno previsto dei sistemi premiali di voluntary disclosure e che hanno l'obiettivo appunto di riportare in patria le somme detenute, ma soprattutto l'obiettivo poi di avere un'imposizione fiscale su queste somme, che in questo momento naturalmente aiuterebbe anche i conti della nostra amata Italia. Del nostro paese. Ecco, in questo quadro come si inseriscono le banche, quindi il sistema comunque bancario e anche quello delle Camere di Commercio, visto che questo convegno è stato proprio voluto sul territorio da questi due enti, quindi Camera di Commercio e Banca Etruria? Beh, allora, intanto il nostro obiettivo comune a quello della Camera di Commercio è quello semplicemente di informare l'opinione pubblica, di informare i numerosi commercialisti presenti, che sono invece i veri attori di questa procedura. Quindi la banca ha questo ruolo. Poi naturalmente noi mettiamo a disposizione la nostra consulenza finanziaria, i nostri prodotti, tutto quello che può dare una mano a rendere questa attività più interessante e anche più conveniente in termini di investimento da parte del cliente.